Allora, salve a tutti, io sono il presidente dell'Anglers Club, mi chiamo Luciano Innocenti, sono qua con Andrea Ferro e Arno Herrmann, che sono gli atleti di punta della nostra società, l'Anglers Club Tubertini. Siamo ai Due Laghi di Lazzise, in provincia di Verona, per testare un po' di esche artificiali che la Tubertini mette in commercio. Quindi tenteremo, nel limite delle nostre possibilità, di catturare qualche trota iridea, perché il laghetto è prevalentemente popolato da iridee. Se vogliamo un pochettino vedere quali sono i pregi agonistici dei miei atleti, io li considero miei perché sono il presidente della società, dirò che Andrea Ferro ha due titoli italiani a coppia, un titolo italiano individuale e un titolo mondiale individuale, più tre titoli mondiali a squadre. Arno Herrmann, che è più giovane, ha quattro titoli della categoria giovani di campionato italiano, un titolo di campione italiano individuale, un titolo di campione del mondo individuale e un titolo di campione del mondo a squadre. Il meno blasonato dei tre sono io, che ho soltanto due titoli di campionato italiano a squadre. Oggi useremo come canne le Hydro SP, Hydro Spin della Seika Tubertini. È una linea di canne che parte dalla 2,10 m e arriva fino alla 3 m, e in grado di lanciare dai 5 ai 20 grammi le più leggere, dai 30 ai 60 grammi le più pesanti, adatte chiaramente a pesche come il lucio o ad altri predatori di una certa mole. Ci concentreremo nell'uso delle 2,40 e delle 2,70, 2,40 per 5,20 in linea di massima, la 2,70 10,30 per poter raggiungere con artificiali piuttosto pesanti una distanza maggiore d'arriva. Come mulinelli utilizzeremo naturalmente dei Ryobi importati dalla ditta Tubertini e fatti costruire per le esigenze del mercato e dei pescatori italiani. Prevalentemente pescheremo con il nuovo Sauber CM, uscito da poco, è un ottimo mulinello con un ottimo rapporto peraltro di qualità-prezzo. Utilizzeremo altresì il Vertigo, che è un pochettino il carro armato della ditta, perché è un mulinello che, pur avendo tutte le qualità di un ottimo mulinello moderno, ancora una durevolezza e dei materiali che consentono a un pescatore di utilizzarlo anni e anni come avveniva una volta. Ed infine il terzo modello che utilizzeremo è il Kobe, sempre Ryobi, nelle misure 2005 del Kobe, 1005 del Vertigo e nella misura 2000 e 3000 dello Sauber. Imbobineremo prevalentemente dello spinner di Tubertini dello 0,16,5. È un bifilo, è un filo che ha la caratteristica di essere formato da due nylon attaccati assieme, che gli danno una rigidità particolare. Non si arriva alla rigidità esagerata del trecciato, ma si ha comunque un nylon che ha la caratteristica di essere molto rigido, quindi di consentire ferrate dirette senza avere in queste dell'elasticità. Oltre allo spinner del 16,5 utilizzeremo per pesche un pochettino più raffinate, se dovremo andare molto fuori o se avremo a che fare con pesci piuttosto svogliati, del Gorilla Micro del 14, del Tatanka Evo. Ed infine, per la pesca molto 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 fine, monteremo un terminale di fluorocarbon ON57.
Allora, nella pesca con il silicone, che è una pesca che nei laghetti in questo periodo rende particolarmente perché le trote sono apatiche e quindi c'è la possibilità di presentargli un'esca se non ferma, quasi ferma, alla quale forse la trota può rispondere meglio, utilizzeremo prevalentemente i mini worm della 6K Tubertini. Allora, sia nell'utilizzo dei mini worm di Tubertini che di altre piccole esche viniliche di gomma utilizzeremo delle testine autocostruite utilizzando ami importati dalla Tubertini della Hofner. Prevalentemente usiamo gli S74 e gli SP01, ai quali viene montata una girella in testa, una pallina o più palline di tungsteno e, se necessario, del filo di piombo sul gambo. L'utilizzo di questo tipo di ami lo raccomando perché sono affilatissimi, sono ami che danno garanzia inferrata, siano con punta cutting point, siano con punta ad affilatura chimica. Sono ami che non ci lasciano a piedi. Quando una trota viene ferrata bene, arriva. Naturalmente non pescheremo soltanto con le esche viniliche, utilizzeremo anche quelle che vengono definite le esche tradizionali della pesca spinning. Innanzitutto va detto che su artificiali che la Tubertini non produce, quando li utilizziamo montiamo sempre le ancorette ST36 della Hofner. Nella fattispecie però, dato che peschiamo in laghetto, potremo utilizzare tranquillamente delle esche della Tubertini perché ci daranno sicuramente garanzia di successo. Useremo probabilmente più di tutto gli Edge Spoon, i nuovi ondulanti della Tubertini, che con soltanto due misure come grandezza coprono una vastissima gamma di necessità. Il modello piccolo può essere 2,5 grammi, 3 grammi o addirittura solo 2. Il modello grande può essere 5 grammi, 7 grammi, 10 grammi e anche di più. Se nell'uso dell'esca rigida l'ondulante oggi dovrebbe fare la differenza, essere sicuramente l'esca dura che catturerà di più, quantomeno si presume, daremo spazio anche ai minnow, ai pesciolini artificiali in buona sostanza, perché nella linea Tubertini esistono vari modelli che possono soddisfare le esigenze di chi pesca in laghetto ma anche di chi pesca in fiume. Per esempio, uno di quelli che utilizzeremo sarà il Ripple, che è un lipless, ovvero senza la paletta, il Cutiva Mira Shad, artificiale con il quale peraltro ho preso delle marmorate grossissime nell'Isarco e nell'Adige, quindi un artificiale che non si presta soltanto alla pesca nel laghetto, ma che rende benissimo anche in corrente. Ed infine, grande esca a 360 gradi perché cattura sempre, il Brischi, che è un artificiale che Tubertini importa della Hofner e che veramente ha un movimento nell'acqua a cui le trote non riescono a resistere.
Adesso prendiamo un ondulante di colore rosa, perché nei laghetti normalmente il rosa funziona molto bene, attira le trotte iridee. Io lo monto col gerellino e moschettone, così gira, fa secondo me l'effetto migliore. In più è comodo da innescare. Proviamo prima in superficie, forse gira qualche trottona sotto il pelo dell'acqua. Tanto per cambiare, adesso cambiamo il minnow, cioè l'ondulante, e mettiamo il minnow. E mettiamo il tricollo, viene prodotto dalla ditta Owner e importato dalla Tubertini. Adesso proviamo a usare questi lipless della Seika, che li abbiamo montati con un piccolo moschettone sempre della Tubertini, il TB4000002, che dà un movimento particolare all'ondulante, al lipless. Proviamo a vedere se riusciamo a invogliare qualche trota. Questo ci permette di venire in vari modi, di farlo lavorare come vogliamo, un po' con la canna, piccoli strappetti oppure anche in un modo lineare. Proviamo a cercarle prima con dei lanci in superficie e poi provare a farlo scendere un po' di più e vedere se riusciamo a attaccare qualche pesce. Proviamo a togliere il lipless per provare a innescare un piccolo ondulantino sempre della Seika da 2,5 grammi, dai colori vivaci. Lo attacchiamo direttamente al nodo con l'anellino, già. E vediamo di riuscire a attaccare un pesce. Ecco che ce l'abbiamo. L'ondulante da 2,5 grammi della Seika, che ci ha permesso di fare questa cattura di iridea dai colori molto vivaci, che è stata apprezzata già ai primi lanci. Thank you.
i siliconi della Seika montati su ami tubertini, l'S74, dove abbiamo inserito prima dell'occhiello dell'amo una pallina di tungsteno. Ecco, ottimi, abbiamo visto che sono molto graditi alle trote nella giornata di oggi, dei mini worm della Seika. Ritengo che sia andata abbastanza bene, perché abbiamo preso parecchie trote iridee, le abbiamo prese un po' con tutto, con tutte le esche da trota che Tubertini mette in catalogo, e per cui penso che potremmo essere soddisfatti e avremo modo di testare ancora questi attrezzi, però in un ambiente diverso più avanti, ovvero sia nel torrente e nel fiume.